Puntata di svolte per lo show della De Filippi, che deve cercare di trovare un modo per riportare la pace in studio. Arriva la tanto attesa stoccata di Matteo Ranieri a Uomini e Donne per Sofì Codegoni. Nello studio di Canale 5 ancora non c'era stata una chiara frecciata nei confronti della concorrente del Grande Fratello VIP 6. In molti si aspettavano che il tronista si lasciasse andare a qualche bordata, ma ha mantenuto la sua posizione di sempre, evitando qualsiasi tipo di aggancio a quella storia. Al contrario, dentro la casa di Cinecittà, inizialmente Sofì aveva parlato della loro relazione, non ottenendo il risultato sperato. Matteo ha sempre preferito tenersi alla larga da ulteriori spiegazioni pubbliche e di recente Armando Incarnato ha svelato qualche dettaglio su questa scelta. Nel corso della puntata in onda oggi, Ranieri si lascia finalmente andare e lancia la sua stoccata. Impossibile non pensare che sia una frecciata indirizzata a Sofì e per il pubblico di Canale 5 è tutto abbastanza chiaro. Il tutto accade nel momento in cui il suo trono si sgretola. Denise Giulia Mingiano e Federica Aversano hanno deciso di non fare ritorno nel programma. Maria De Filippi annuncia che la prima ha scelto di non venire più. Non solo, come già riportavano le anticipazioni, ha scritto alla sorella di Matteo parlando male del programma, in particolare della redazione e della conduttrice. Denise li accusa di aver orchestrato la situazione con Armando Incarnato per metterla in cattiva luce. Dopodiché, si dice convinta del fatto che la padrona di casa abbia bloccato il loro amore. In questo caso si riferisce al momento in cui Maria ha consigliato a Matteo di riflettere. Il tronista era intenzionato a seguire Denise dietro le quinte, quando lei è scappata via. La conduttrice ha cercato di far capire al giovane Ranieri che non poteva sempre andare dietro alle altre persone. Gli ha consigliato di pensare di più a se stesso, visto che ancora una volta Denise l'aveva deluso ridendo e chiacchierando con Armando.